la sua attrazione e la sua condanna. Le hanno fatto del bene, le hanno fatto tanto male, ma lei non riusciva a farne a meno. Così sembrava che loro non riuscissero a fare a meno di lei. La Quaglini racconta che una notte, ubriaco, l'uomo tenta di violentarla. Milena Quaglini viene sorpresa per due volte fuori casa, mentre è agli arresti domiciliari. È ricondotta in carcere. Dopo aver ammazzato il marito, finalmente Milena ha il controllo sulla realtà. Adesso lei non è più la vittima, può decidere, può controllare, è finalmente padrona della sua vita. Questa sensazione le piace, è inebriante. Provarla una volta sola non le basta più. Deve uccidere ancora. Bascapè è un comune di 800 abitanti, zona nord-orientale della provincia di Pavia. I signori Guarrasi hanno acquistato questa villetta nel 2001, ad un prezzo di favore, senza sapere quello che si dice sia successo, poco tempo prima, sotto questo tetto. Noi quando abbiamo comprato neanche l'agenzia ci aveva detto niente. Poi quando ce l'ha detto, io mi sono incavolata, dico, ma infatti quando poi l'ho vista la casa, io ho detto, ma sta casa mi sembra un po'... C'era qualcosa che non andava, come se io me lo sentivo, non che me lo sentivo per l'amor di Dio, però c'era qualcosa che la casa mi ispirava, non era una casa normale, diciamo. Ottobre 1999. Viene trovato il cadavere di Angelo Porrello nella concimaia del giardino di casa sua. L'uomo era scomparso da 20 giorni. Il cadavere è in fase avanzatissima di decomposizione. Gli inquirenti cercano di capire le cause della morte. La scena del crimine è la parte più delicata di tutte le indagini, perché è da lì che bisogna partire con una repertazione corretta, con delle osservazioni che non potranno più essere effettuate dopo che si sarà rimosso il cadavere, e quindi diciamo che è la parte, l'evento più delicato delle indagini medico-legali. Il corpo di Angelo Porrello è quasi totalmente putrefatto. Gli agenti del comando di Landriano non riescono a rilevarne le impronte digitali. L'uomo è completamente nudo, rannicchiato in posizione fetale. Angelo Porrello era una persona poco raccomandabile. Aveva appena finito di scontare 6 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Aveva abusato delle sue figlie. Il fatto che la vittima fosse Angelo Porrello, quindi una persona che era da poco uscita dal carcere dopo aver scontato questa pena per dei reati così gravi, inizialmente rappresentò una complicazione, perché è chiaro che in astratto le persone che potevano avere del risentimento forte, tale da portare ad un omicidio nei confronti del Porrello, potevano essere varie, le 3 figlie, i fidanzati delle figlie, la ex moglie, tanto per fare dei nomi. I vicini del piano terra parlano di una donna che frequentava la vittima. L'automobile di Porrello, una regata bianca, è sparita dal garage. È stata sequestrata pochi giorni prima nel corso di un controllo. Alla guida una donna con una patente falsa, una detenuta agli arresti domiciliari, in attesa di essere processata per omicidio. Quella donna è Milena Quaglini. Sembrano solo delle coincidenze. Milena Quaglini, di nuovo in carcere, scrive a Porrello 2 lettere. Signor Angelo, la sto cercando da diversi giorni, ma non riesco a rintracciarla. Ho telefonato giorni fa diverse volte, ma il suo telefono è muto. Ho da lei diversi oggetti personali. Per favore, si faccia sentire. Grazie. Un tono formale,
diverso dal rapporto tra Porrello e la donna descritto dai vicini. Forse un tentativo di depistare gli investigatori. Milena Quaglini ha già ucciso e aspetta ad essere processata per l'omicidio di Mario Fogli. Magari è convinta che la sua non sia stata altro che una reazione legittima alle violenze subite dal marito e che la giuria sarà comprensiva. Ma non è così folle da raccontare che ha ucciso ancora, perché sa che a quel punto giustificarsi diventerebbe impossibile. Interrogata in carcere, Milena Quaglini racconta di aver letto un annuncio su una rivista. 53enne divorziato, dinamico, longilineo, casa propria, cerca compagna piacevole, massimo 40enne, per amicizia, convivenza, poi si vedrà. Dice ai carabinieri di essersi accordata con Porrello per affittare una stanza da lui, in cambio di lavori domestici. Di aver portato alcuni vestiti in casa di Porrello, in attesa dell'autorizzazione del magistrato a spostarsi. Di essere stata sorpresa dai carabinieri e denunciata per evasione. Le indagini sulla morte di Angelo Porrello vanno avanti. L'ipotesi di un fugace passaggio della Quaglini sulla scena del crimine si fa sempre meno credibile. Nel letto di Porrello vengono trovati capelli di donna, sui quali viene avviata l'analisi del DNA. Nel cestino della spazzatura viene trovato un salvaslip, dal quale i carabinieri ricavano altre prove biologiche. E sempre nella spazzatura, confezioni di sonniferi, uguali a quelli prescritti a Milena Quaglini. Gli elementi indiziari a suo carico raccolti erano parecchi, significativi, per cui dopo una prima fase di interrogatorio che durò un paio d'ore in cui lei continuò a negare la sua responsabilità, si fece una pausa, lei parlò col suo avvocato difensore che probabilmente ebbe un ruolo anche nel cercare di convincerla a confessare le sue responsabilità e alla ripresa dell'interrogatorio confessò di aver ucciso Angelo Porrello con le modalità che poi corrispondevano sostanzialmente a quelle che erano le risultanze delle indagini. La confessione del delitto Porrello è stato uno dei momenti più agghiaccianti della mia vita, per vari motivi. Il primo perché per la prima volta mi sono resa conto dell'altra Milena, ho visto un altro viso, un'altra faccia, un'altra donna. Lei aveva la testa china in avanti, io ero seduta di fronte a lei, era poco prima dell'ora di pranzo, quindi della pausa, al carcere di Vigevano. Mi ricordo che le dissi, Milena ascolta, per favore dimmi la verità, tu c'entri qualcosa con questa storia? E lei rimase zitta e io le dissi, ascolta, non ti spaventare, perché un omicidio, due possono essere un problema e sappiamo oltretutto che persona è. C'è qualche cosa dietro questa storia che non mi convince. E lei aveva sempre la testa china. Passarono alcuni secondi, era così, sollevò la testa, mi guardò, cambiò completamente il suo sguardo e mi disse, l'ho ammazzato io. E devo dire che in quel momento mi viene ancora adesso la pelle d'oca, è stata una cosa impressionante. E io le ho detto, ok, stai tranquilla, adesso ne parliamo. La confessione di un assassino va sempre presa con una grande cautela. Bisogna che tutte le affermazioni trovino riscontro, che quello che viene messo a verbale sia confermato dalle tracce presenti sulla scena del crimine. Perché tante volte succede che chi si autoaccusa di un omicidio sia un mitomane. Oppure si prenda la colpa per coprire il vero assassino, perché vuole proteggere un killer, oppure perché ne ha paura. Poi, quando non ci sono più dubbi sul fatto che l'autore della confessione sia il vero assassino, resta da capire perché abbia confessato. Quel giorno abbiamo pranzato insieme a casa sua. Un piatto di pasta asciutta al pomodoro. Subito dopo pranzo, Porrello ha cercato di avere con me un rapporto sessuale mettendomi le mani addosso. Ha
Al mio rifiuto è diventato violento e ha cominciato a picchiarmi dandomi forti schiaffi sul volto.